Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a seguire la visita del Presidente della Regione Abruzzo questa mattina ad Ortona ed in particolare a Caldari, ex zona rossa Covid. Vediamo com'è andata nel servizio di Stefano Recanati. Prosegue il giro del presidente Marco Marsiglio nelle ex zone rosse della regione Abruzzo. Dopo l'area Vestina, quest'oggi il presidente si è recato a Villa Caldari di Ortona, istituita zona rossa il 27 marzo, ma che già il 5 dello stesso mese aveva pianto la prima vittima da Covid-19. E proprio al bar Mascitti si è fermato il presidente, lanciando un messaggio di speranza per la comunità. Sì, è un luogo che ha vissuto davvero una tragedia importante, per noi è stato anche difficile affrontarla perché sentivamo il peso anche della sofferenza umana che c'era in questo territorio, abbiamo dovuto adottare decisioni anche difficili come quella di costituire una zona rossa che ha prodotto sicuramente sul piano economico e sociale isolamento, privazioni, sacrifici, ma che è stata indispensabile per salvare vite umane e per evitare di trasmettere il contagio su tutto il resto di una città importante come Ortona. Quello che mi fa piacere è aver visto una comunità molto viva, molto attiva, a partire dai familiari della prima vittima, persone veramente molto capaci di ripartire con lo spirito giusto, e quindi l'invito che faccio a tutti adesso è di non avere paura di riprendere a vivere normalmente, di frequentare questi bellissimi luoghi, di partecipare alle sue attività e di riprendere appunto a vivere, come dimostrano i dati epidemiologici. Ormai da giorni l'Abruzzo rimbalza tra 0 e 1 contagi, siamo davvero ai minimi termini e con una situazione assolutamente sotto controllo che ci permette di sperare in un futuro più sereno, anche se dobbiamo tenere sempre alta la guardia, perché è chiaro che quello che abbiamo vissuto ci ha insegnato qualche cosa, ma nell'insegnarci ci ha anche, come dire, messo in condizioni di poter dire che se dovesse arrivare una nuova ondata, oggi abbiamo strumenti e armi diverse sia di conoscenza che di organizzazione per poterla affrontare, e quindi non dobbiamo avere paura di riprendere le nostre attività, di tornare in strada, di tornare a frequentare bar, ristoranti, di aprire aziende, di fare insomma la vita di sempre, di farla con le dovute accortezze, portando queste mascherine, queste benedette, maledette mascherine, dovunque sia utile farlo, perché questo ci consente appunto di poter guardare avanti e ripartire. Dopo 3 mesi e più di sofferenza, il 1° giugno abbiamo fatto ripartire questo bar che era un po' il punto di ritrovo del paese, la parte centrale, per cercare di farlo sentire ancora vivo, perché è qui che si incontrano tutti. Questo paese ha subito gravi lutti, il primo è stato mio fratello e con tanta caparbietà abbiamo mandato avanti questa cosa, ce ne sono stati altri di decessi, tanti, troppi per un paesino così piccolo, per una comunità così unita, però abbiamo voglia di ripartire. C'è tanta paura, purtroppo la zona rossa, come ho detto dappertutto, come ho detto a tutti, ci ha creato problemi proprio a livello umano, perché un po' hanno tutti paura di noi, hanno paura di venire in questo paese. Io lavoravo molto con la gente di passaggio, oggi non si può più, io faccio colazioni, aperitivi soltanto alla gente del mio paese. Ho chiesto io, ma a nome del mio paese penso, ho chiesto la normalità, ho chiesto un paese che un piccolo aiuto, ma per farci tornare veramente a vivere. E allora adesso andiamo in diretta in esterna, restiamo ad Ortona, ci siamo spostati al porto, vedete Giuseppe Dintino avrà degli ospiti, fra poco ce li presenterà. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa, Giuseppe, che riguarda proprio la presentazione dei lavori di adeguamento del porto. Linea a te, buon pomeriggio a te e agli ospiti. Buon pomeriggio, siamo al porto di Ortona, lo vedete alle mie spalle, al mio fianco c'è il presidente dell'ARAP, l'azienda regionale attività produttive, Giuseppe Savini, e il professor Paolo De Girolamo dell'Università La Sapienza di Roma, che è anche progettista della Modimar, l'azienda che si è aggiudicata i lavori per il porto. Lavori che sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa, anche alla presenza del governatore Marco Marsiglio. Allora adesso guardiamo il servizio realizzato da Stefano Recanati, che ci introduce al tema, e poi ne discuteremo con gli ospiti.
Giornata importante per Ortona dopo l'incubo focolaio vissuto nei mesi scorsi a causa del Covid-19. Infatti oggi all'interno della sala consigliare del comune è stato illustrato il progetto esecutivo per quanto concerne il dragaggio e il prolungamento del molo sud del porto, che servirà a ridurre i fenomeni di insabbiamento e di agitazione ondosa. Il progetto esecutivo affidato alla società Modimar dovrà essere presentato entro fine mese per poi essere appaltato entro il 2021, mentre l'esecuzione dei lavori è collaudo entro il 31/12/2024. Questa notizia arriva a pochi giorni dalla tanto attesa istituzione della ZES, la zona economica speciale. Bisogna correre, bisogna accelerare, abbiamo perso troppo tempo, hanno perso troppo tempo, lo abbiamo recuperato bene, oggi presentiamo un'idea progettuale importante per l'allungamento del Molo Sud, è un'opera strategica e ancor più strategica all'interno di un ragionamento di ZES dove dobbiamo dare e continuare a offrire infrastrutture e logistica alle aziende, alle tante aziende già esistenti e magari prevedere che ci siano altre aziende. Peraltro il porto di Ortona in questa maniera acquisisce un ruolo ancora più strategico rispetto a quella che è l'autostrada del mare, quindi che dall'Egitto porta a Trieste, e anche in quella che è l'asse trasversale trasfrontaliero che va da Barcellona verso la Croazia. Credo che oggi sia una giornata importante per Ortona. Io spero che non si perda altro tempo nella nomina del commissario della ZES. Va bene il decreto, ma oggi ora ci vuole la nomina del commissario perché dobbiamo recuperare il tempo perduto, soprattutto per i danni economici portati da questo Covid-19, le aziende, il mondo delle imprese hanno necessità di investimenti e di certezze. ZES e Porto di Ortona lo possono dare. Siamo tutti felici di questa giornata perché finalmente la Regione Abruzzo ha fatto chiarezza sul ruolo del Porto di Ortona, e con questo investimento importante che andrà a completare con il prolungamento del Molo Sud si potenzierà uno scalo marittimo che sulla carta è porto commerciale regionale di rilevanza nazionale, ma che poi in pratica tante difficoltà, tante criticità che devono essere superate. Tante volte sono state riempite le pagine di giornali parlando del Porto di Ortona, ma adesso io credo si possa dire sinceramente e chiaramente che alle parole stanno seguendo i fatti, come questo di far entrare più navi Panamax che portano logicamente un traffico merci più importante che va a vantaggio della terraferma, va a vantaggio delle attività, dell'imprenditoria, dell'economia regionale. Un'opera strategica, ha detto l'assessore al turismo e alle attività produttive Mauro Febo, l'abbiamo appena ascoltato. Allora, professor De Girolamo, in che modo cambierà il porto di Ortona? Beh, il completamento possiamo dire del Molo Sud, perché in realtà il Molo Sud è previsto nella versione di progetto già dal piano regolatore vigente del 1969, porterà a eliminare i due problemi che hanno limitato lo sviluppo del porto negli ultimi 30 anni. Che sono costituiti dalla elevata agitazione interna portuale, specialmente sulla banchina di riva, e dall'insabbiamento dell'imboccatura portuale. La diga sud, che va vista come ultimo completamento dell'imboccatura portuale, e quindi accoppiata con la diga nord, che è stata completata circa una decina d'anni fa, porterà le profondità a circa 12 metri. E quindi sarà possibile dragare i fondali e sarà possibile mantenere poi le quote raggiunte dai fondali per consentire alle navi Panamax di entrare in sicurezza nel porto. Si tratta di un'opera strategica, lo possiamo dire sicuramente, perché consentirà finalmente a Ortona di decollare. Come diceva questa mattina anche l'assessore Febo, Ortona sarà un punto nodale sia per il corridoio adriatico, cosiddetta autostrada del mare, sia per corridoio trasversale che vede il collegamento tra la penisola iberica e i Balcani, con una rottura di carico a Civitavecchia e con Ortona come punto di rimbarco, e da Ortona poi si aprono le possibilità sui Balcani, sull'Adriatico meridionale, sullo Ionio e sulla Grecia. Sono certo che quest'opera consentirà di ottenere questi risultati e sono anche contento che nella progettazione sarà coinvolta l'Università dell'Aquila, in particolar modo la Facoltà di Ingegneria e il laboratorio LIAM, che probabilmente non tutti
gli abruzzesi sanno, è uno dei più importanti laboratori italiani in campo marittimo e si occuperà proprio di fare l'ultima verifica sperimentale delle opere che verranno progettate al fine poi di poter scongiurare, cioè di poter fare una valutazione finale. Anche la diga nord fu provata sperimentalmente all'Aquila e quindi trovo che questa sinergia che si è formata tra l'ARAP, il gruppo di progettazione dell'Università dell'Aquila possa consentire il superamento di tutti i problemi del porto. Professore, quando pensa che potranno iniziare i lavori e quando presumibilmente saranno portati a compimento? I lavori andranno appaltati entro il 2021 per una necessità di salvaguardia del finanziamento. Sicuramente il contratto verrà stipulato, spero, a breve, se non ci saranno ricorsi. Purtroppo, come succede in tutte le gare d'appalto, ci sono queste possibilità. Se tutte le cose vanno bene, noi inizieremo a fare già da luglio i rilievi che sono previsti per la progettazione e quindi metteremo in campo sia rilievi batimetrici, sedimentologici che sondaggi geotecnici a completamento. Peraltro, fortunatamente dal punto di vista geotecnico, quando fu realizzato il molo nord si ebbe la lungimiranza di fare i cinque sondaggi sull'asse della nuova diga e quindi le attività, diciamo, di campo probabilmente in questa fase saranno più speditive rispetto al caso in cui uno non avesse a disposizione alcun dato. Grazie professore, chiederei ora al presidente Savini di intervenire perché presidente, nei scorsi giorni il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano ha sottoscritto la ZES, la zona economica speciale. Di cosa si tratta e cosa cambia per il porto di Ortona e non solo? Ma non cambiano le cose solo per il porto di Ortona, ma cambiano le cose per l'intera infrastruttura abruzzese dei trasporti. La zona economica speciale è stata istituita con regolamento 1315 dalla Comunità Europea e prevede praticamente di premiare con delle zone dove è previsto anche il credito d'imposta, ma altri strumenti che dovrà alimentare la regione Abruzzo, prevede di trasferire il trasporto da gomma sulle autostrade del mare, questo per risparmiare chiaramente il CO2, quindi la materia è totalmente riservata in ambito ambientale. È logico che l'ARAP, come braccio operativo della regione Abruzzo, ha assunto un ruolo molto importante perché a tutti gli effetti è la stazione appaltante che deve garantire da un punto di vista amministrativo e procedurale che le cose vadano come devono andare e che vengano effettivamente rispettati i tempi che a cui il professore accennava, che sono assegnare i lavori entro la fine del 2021 e poi fondamentalmente consegnare le opere all'inizio del 2025. Nel tempo bisogna ancora procedere anche alla valutazione di impatto ambientale, ad esempio. Ma sì, queste sono le procedure che prevedono una valutazione ambientale strategica di livello regionale e una valutazione di impatto di livello nazionale, dove anche il presidente Marsilio ha rimarcato stamattina l'esigenza derivante dai prossimi decreti, quelli che stiamo aspettando, l'esigenza di una fondamentale semplificazione di tutte le procedure, anche contestualizzate rispetto al procrastinamento dei tempi determinato dall'emergenza sanitaria. Gli uomini e le donne dell'ARAP, nonostante l'emergenza sanitaria, hanno dimostrato a tutti gli effetti, con un'attività costante nel tempo, di stare al pezzo con quelli che sono le tempistiche, recuperando anche alcuni ritardi precedenti. Facendo fede non solo a un fatto di tempistica dettata dalle normative europee, ma dimostrando che a tutti gli effetti l'ente pubblico economico, nel momento in cui agisce come il privato, anche l'ente pubblico è capace di dare risultati uguali se non migliori dell'ambito privato. E questo è l'obiettivo, cioè fare in modo che vengano rispettati i tempi e si porti con il porto di Ortona, e non solo il porto di Ortona, perché il porto di Ortona rientra nell'ambito dei finanziamenti del Masterplan che vedono ARAP, l'azienda regionale che io presiedo, impegnata anche per gli impianti di Passo Lanciano, per l'ultimazione dei lavori del porto di Pescara.
e anche per il Fucino, per i lavori irrigui del Fucino. Perché il nodo delle infrastrutture abruzzesi in questi giorni è uno degli argomenti che tiene più banco nella politica abruzzese, e allora lavori simili a quelli del porto d'Ortona saranno attuati anche in altri porti abruzzesi? Beh, Ortona ha un ruolo importante perché fa parte dell'autorità portuale di Ancona e come pezzo dell'autorità portuale rientra nell'ambito delle autostrade del mare a cui è collegato il progetto della zona economica speciale. Ma la situazione generale grida vendetta perché nell'ambito della predisposizione delle reti TEN-T, che sono le reti infrastrutturali dei trasporti della Comunità Europea, c'è un famoso buco, un buco che inizia da Ancona e finisce a Bari, in cui l'Abruzzo sotto certi aspetti era stato tagliato fuori. Noi con queste opere infrastrutturali cerchiamo di colmare questo buco sia sulla parte gomma, sia sulla parte ferrovia, ma soprattutto sulla parte portuale, che è quella che ci fa risparmiare il CO2, cioè che porta sulle autostrade del mare, che è fondamentale per lo sviluppo ecosostenibile europeo e quindi soprattutto anche della regione Abruzzo, come ha detto l'assessore, sia sull'asse trasversale verso i Balcani che sull'asse longitudinale, praticamente, che parte dall'Europa del Nord e va a finire in Africa. Grazie Presidente. Alfredo, linea a te. Sì, solo a beneficio del nostro pubblico dico che sono stati presentati proprio oggi anche i lavori che riguardano il porto di Pescara. Ci sono dei lavori di adeguamento anche per quanto riguarda le banchine di Pescara, dunque insomma anche sulla fronte delle cosiddette autostrade del mare, come diceva Savini, ci sono dei miglioramenti. La mia domanda in chiusura è questa: noi abbiamo, diciamo, tre porti principali in Abruzzo, Vasto, Ortona e Pescara. Come possono essere messi a sistema questi tre scali portuali principali? Poi ce ne sono anche altri, però insomma, soprattutto per quanto riguarda le merci, Vasto e Ortona sono sicuramente dei punti di riferimento per la nostra regione, e Pescara dovrebbe esserlo, credo, per il trasporto invece commerciale, quello passeggeri. Ma la sua domanda è pertinente, perché tutte le infrastrutture vanno messe a sistema. Il decisore politico ha la possibilità di mettere a sistema queste infrastrutture, ognuno con la propria peculiarità. Lasciamo da parte i problemi, quelli tecnici, ormai i porti dell'Adriatico si sanno tutti gli stessi problemi, concepiti con piani regolatori portuali di 50 anni fa, ma che fondamentalmente rimangono intatte le problematiche, l'insabbiamento, la capacità di manovra e i fondali, quello è il nostro problema. È chiaro che il decisore politico, dicevo, ha la possibilità di mettere a sistema queste infrastrutture perché ci sono i fondi, c'è la nuova programmazione 2021-2027, le sue peculiarità, come le ha Vasto, come le ha Pescara dal punto di vista turistico. E i fondi ci sono perché c'è la nuova programmazione, c'è bisogno di rafforzare il raccordo con le aree interne attraverso le strutture ferroviarie, perché non è pensabile rafforzare il porto di Ortona e il porto di Vasto senza rafforzare infrastruttura inizialmente su gomma sull'ultimo miglio e ferroviaria, visto che abbiamo la zona più industrializzata d'Europa, nessuno se lo ricorda mai, che è Val di Sangro, e soprattutto quello di gestire i fondi in maniera organica e sistemica verso le priorità di caratterizzazione delle aree portuali come quella di Ortona, oppure in futuro con la nuova programmazione anche con quella di Vasto e a livello turistico con quella di Pescara. Il nostro dovere come azienda regionale delle attività produttive, che stanno al pezzo e conoscono le esigenze del territorio, conoscono le esigenze delle imprese, sanno dove si sta industrializzare o dove le imprese vogliono lasciare, difendere quello che abbiamo. A fare business development, ma per difendere quello che abbiamo abbiamo il dovere di far capire al decisore politico qual è la strada per rinforzare le aree interne e il raccordo con le infrastrutture, quelle diciamo dei trasporti collegate alle autostrade del mare, per far sì che questo sviluppo sia pure anche ecosostenibile. Grazie Presidente Savini, grazie anche al professor De Girolamo che è stato qui con noi. Dal porto di Ortona è tutto, linea allo studio.
Grazie per questo collegamento. Noi proseguiamo il nostro telegiornale con la politica perché si è riacceso il dibattito e si è riaccesa la polemica su idea di secondo livello per la frase del dottor Alberto Albani, primario dell'ospedale di Pescara e capo della task force sanitaria per l'emergenza coronavirus, che ha indicato il nosocomio adriatico come super ospedale regionale. Secca la smentita del presidente Marsilio e dell'assessore Febbo, che negano ogni decisione presa in merito. Il PD invece chiede che l'assessore alla sanità riferisca in commissione sanità. Sentiamo il servizio. L'ospedale di Pescara è l'unico ad avere la possibilità di essere DEA di secondo livello. La frase del dottor Albani, a capo della task force regionale sul coronavirus e primario del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, che è stata pronunciata ieri davanti alla commissione sanità della regione Abruzzo, nonostante la smentita del governo regionale, sta scatenando un vero e proprio terremoto politico, facendo riaffiorare una questione sopita solo dall'emergenza Covid. Proprio quella per la quale l'ospedale di Pescara si sarebbe guadagnata i galloni di punto di riferimento regionale per le emergenze, anche grazie ad un importante investimento che Regione Abruzzo sta facendo sul reparto Covid. Albani parla a suo nome e la secca smentita di Marsilio. È un'opinione personale di Albani, non so perché l'abbia pronunciata in quella sede, visto che in quella sede lui ci stava come responsabile dell'emergenza Covid e quindi parlasse, diciamo, in quella sede. Parli di Covid e non di idea di secondo livello, che compete invece alla programmazione della rete ospedaliera della Giunta, e quindi è una sua opinione personale che non impegna assolutamente l'amministrazione regionale. Ma in molti in questa vicenda sono tentati dallo sposare il famoso motto andreottiano, che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, e dunque soprattutto dall'opposizione e in particolare dal Partito Democratico c'è chi, come il consigliere Sandro Mariani, dice di essere sobbalzato sulla sedia alle parole di Albani e accusa i consiglieri d'opposizione di nulla aver obiettato nel corso dell'audizione di ieri, peraltro incentrata su tutt'altro argomento. Non possiamo consentire che si faccia un super ospedale a Pescara mentre viene dimenticato il resto dell'Abruzzo. Chiedo agli consiglieri di maggioranza spiegazioni su ciò che ha detto il dottor Albani oggi in commissione, in quinta commissione, in commissione sanità. Chiedo che riferisca l'assessore in merito a ciò, quindi se c'è qualcosa che bolle in pentola ce lo devono dire, abbiamo il diritto di saperlo. Tra l'altro c'è stata la descrizione di un'emergenza come un'emergenza, quella Covid, naturalmente come un'emergenza gestita bene. Io ho combattuto per tutta la commissione dicendo e sviscerando che le cose non sono andate così. L'ex capo della squadra mobile della Polizia di Pescara, Pierfrancesco Muriana, è indagato per calunnia nell'ambito del procedimento che lo vede contrapposto a tre carabinieri forestali da lui accusati di aver falsificato e inoltrato in ritardo un documento riguardante le indagini sul presunto depistaggio delle investigazioni sulla tragedia del resort Rigopiano di Farindola, in cui morirono 29 persone. Sarà ascoltato lunedì prossimo dalla Procura di Pescara l'ex capo della squadra mobile del capoluogo adriatico Pierfrancesco Muriana, riscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di calunnia formulata dal procuratore aggiunto Anna Maria Mantini e dal sostituto Luca Sciarretta. Il fascicolo a carico di Muriana è stato aperto in seguito alla denuncia presentata tramite l'avvocato Monica Passamonti da uno dei tre carabinieri forestali che precedentemente erano stati indagati per falso materiale e falso ideologico in riferimento alle indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola, proprio sulla base della denuncia dell'ex capo della squadra mobile. Il GIP Elio Bongrazio, su richiesta della stessa procura, aveva però archiviato le posizioni dei tre forestali, chiarendo che non esistono elementi per sostenere l'accusa e che non vi è alcun elemento che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante. Muriana, nella sua denuncia, aveva riferito che il 27 gennaio 2017, pochi giorni dopo la tragedia, aveva trasmesso via PEC ai carabinieri forestali la notazione dell'agente Crosta riguardante una telefonata effettuata dal cameriere del resort Gabriele D'Angelo poche ore prima del disastro per chiedere aiuto al COC di Penne. L'ex capo della mobile di Pescara contestava ai forestali di aver inoltrato tale annotazione alla procura solo il 12 novembre 2018 e di avere falsamente dichiarato che era già stata inviata
il 27 di gennaio dell'anno precedente. Inoltre, Muriana accusava i forestali di avere falsificato il documento, cancellando la data e il numero di protocollo originariamente apposti sulla nota. Immediatamente è scattato un controesposto dei forestali che ha portato all'apertura di un primo fascicolo a carico di Muriana per favoreggiamento del depistaggio, al quale ora si aggiunge un secondo fascicolo per calunnia. Tolleranza zero da parte del Comune di Teramo per i cavalletti pubblicitari esposti in città. L'assessore comunale Verna rispolvera un vecchio regolamento non più rispettato da anni e vieta ogni forma di installazione sul suolo pubblico, protestano i commercianti. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Doccia fredda per i commercianti teramani, niente più cavalletti pubblicitari esposti fuori dagli esercizi della città. Sembra un controsenso la misura restrittiva prevista sì dal regolamento comunale, ma che non veniva più rispettata dal 2014. Una severità eccessiva per gli operatori del settore, quella annunciata dall'assessore ai trasporti Maurizio Verna, che ha invitato la Polizia Municipale a sanzionare con 400 euro di multa chiunque non rispetti la regola. Cavalletto pubblicitario, una piccola cosa, non importante, però insomma era già qualcosa, toglierlo crea qualche problema per voi? Beh, diciamo che in questo momento andare a vedere queste piccole cose mi sembra un po' esagerato, anche perché occupare un metro quadro di spazio al di fuori del negozio per avere un minimo di pubblicità, un minimo di visibilità, non dà fastidio a nessuno, quindi assolutamente non ha senso questa cosa. Lei aveva dei cavalletti? Un cavalletto dell'Algida che non era neanche mio, mi hanno preventivamente avvisato di toglierlo, se no mi facevano una multa di 430 euro. C'è 30 anni che ce l'avevamo, però che lo mettiamo sempre, da quando non capisco. Se l'Algida rifasci cavalletto vuol dire che si può donare, non lo so. L'assessore Verna vieta dunque i cavalletti pubblicitari in nome del decoro urbano, installazione, sostiene l'amministratore, che deturpano il decoro artistico della città, non più permessi in alcun altro posto d'Italia. Eppure in questo momento delicato di ripresa post-Covid, il Comune di Teramo ha già concesso gratuitamente il raddoppio dell'occupazione di suolo pubblico a tutti gli esercenti della ristorazione. Piazze e stradine del centro e della periferia si sono animate con tavolini e luci. Teramo ha cambiato aspetto ed ecco che un altro problema però si delinea all'orizzonte. Di notte tavoli e sedie vanno lasciati in strada o riposti? Non tutti gli esercizi commerciali hanno spazio sufficiente per rientrarli, problema di difficilissima soluzione. Quali altri problemi avete adesso con i Deor? Con i Deor, vabbè, a parte l'assembramento dei primi giorni che sono andato a finire sul giornale perché ci stavano un po' di ragazzi qua, poi mi hanno pure minacciato che dovevo rientrare i tavolini tutte le sere come scritto nel permesso, però per 30 anni non abbiamo mai rientrati, se li devo rientrare io non so gli altri che ce n'hanno 100 di tavolini come vanno. Adesso lo sport, la Lega di B ha diramato questa mattina date e orari ufficiali delle ultime 10 giornate della cadetteria. Il Pescara giocherà sabato 20 giugno con la Juve Stabia e poi sarà in campo normalmente di venerdì, tutti gli infrasettimanali fissati di lunedì. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Subito di sabato, poi sarà il venerdì, il giorno canonico per le giornate di campionato con due infrasettimanali fissati di lunedì. La Lega B è arrivata all'ultimo atto, per così dire formale, in vista della ripartenza e ha diffuso date e orari del calendario delle ultime giornate di campionato, con l'eccezione degli ultimi due turni su cui si disporrà a ridosso. Solo nella giornata di ripresa del prossimo weekend, la 29ª, ci sarà il ben noto spezzatino, con un anticipo del venerdì, Spezia-Empoli, 7 gare di sabato e 2 posticipi domenicali, Cremonese-Benevento e Ascoli-Perugia. Dopodiché tutti gli altri turni saranno concentrati in un unico giorno con un solo posticipo di orario, 18:45, e il resto delle gare alle ore 21. Il Pescara dunque ripartirà sabato prossimo, 20 giugno alle 18:30 all'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia, poi la trasferta di Pisa venerdì 26 giugno ore 21. Sono, come detto, le due partite chiave per comprendere che tipo di finale di stagione sarà per la squadra di Le Grottaglie. E poi
poi ancora lunedì 29, ore 21, Pescara-Empoli. Venerdì 3 luglio, ore 21, la trasferta allo Zini di Cremona. Venerdì 10, ore 21, l'Adriatico Cornacchia contro il Perugia. Nuovo infrasettimanale, lunedì 13 luglio con la trasferta in Laguna contro il Venezia. Venerdì 17 luglio il Pescara avrà l'anticipo d'orario. Alle 18.45 riceverà infatti il Frosinone. Una settimana dopo la lunga trasferta di Trapani. Restano così da programmare le ultime due giornate, verosimilmente lunedì 27 luglio e venerdì 31, Pescara-Livorno e Chievo-Pescara. La stagione regolare dovrà finire proprio nel weekend a cavallo tra luglio e agosto, così da far iniziare i play-off il 4 agosto e chiuderli il 20, play-out il 7 e il 14 di agosto. Questo se non ci saranno contrattempi dovuti a contagi da Covid, su cui, come ricordato ieri dal presidente Gravina, la Federcalcio sta continuando l'interlocuzione col CTS affinché venga eliminata la quarantena obbligatoria per l'intera squadra in caso i test accertino la presenza nel gruppo di un positivo al Covid. A tal proposito, nella giornata odierna, nuovo round di tamponi e test sierologici per i giocatori del Pescara, che domani chiuderanno la settimana con un test in famiglia alle 18.30 al Poggio, ovviamente a porte chiuse. Da lunedì il lavoro riprenderà per preparare il delicato match con la Juve Stabia. Ieri raduno al Bonolis e tamponi per i giocatori del Teramo e da oggi scattano gli allenamenti in forma individuale per i biancorossi di Cetto di Mascio. Il medico sociale siriano Cordoni ha parlato del protocollo che il gruppo dovrà osservare. È fondamentale, ha detto, salvaguardare la salute degli atleti. Vediamo il servizio. Sono protocolli particolarmente stringenti, ma il comitato tecnico scientifico che ha stilato questi protocolli li ha fatti per una maggiore tutela dei nostri ragazzi. Lo sport è importante, ma pensiamo come medici che la salute è come cittadini, pensiamo che la salute sia prioritaria e prevalga rispetto allo sport. È chiaro che lo sport deve essere fatto in termini di sicurezza, proprio per tutelare la salute dei nostri ragazzi. Ogni 4 giorni devono ripetere i tamponi, proprio perché per essere sicuri che non ci sia stato e non sia sopraggiunta una infezione, e al tempo zero si fanno i prelievi sierologici che andranno ripetuti dopo 14 giorni. I ragazzi dovranno seguire delle norme igieniche estremamente scrupolose per entrare negli spogliatoi. Si inizierà con l'allenamento individuale e fra qualche giorno si comincerà con l'allenamento collettivo, una volta che siamo sicuri che nessuno del gruppo medico, così viene definito, sia stato affetto o abbia avuto o abbia in modo particolare un'infezione da Covid-19. Già eravamo sufficientemente scrupolosi, ma adesso lo siamo diventati ancora di più. Le norme igieniche dovevano essere e devono tornare ad essere un momento importante, no, della vita sociale e collettiva di una squadra. Evitare quella malsana abitudine che avevano i giocatori di sputacchiare ogni tanto in tanto, devono completamente evitare, perché c'è una enorme diffusione di un eventuale virus. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata.